Ciao, bellissimo mondo della skincare. Oggi parliamo di protezione viso, questa qua, che ho portato in vacanza. E ovviamente non ho portato solo lei, ne ho portate diverse, però questa la volevo provare, diciamo, durante lunghe giornate di esposizione. Allora, parliamo di questa qua, Defense Sun 50 più di Bioniche. Parliamo di una protezione solare ad ampio spettro, quindi ci va a proteggere dai raggi UVA, UVB e IR. Ci protegge anche dai radicali liberi, generati dai raggi IR, quindi all'interno si trovano anche degli antiossidanti. In più, grazie a Pro Repair Complex, questa crema va a rafforzare i meccanismi naturali di protezione e rigenerazione della cute, quindi molto importante. Ve la faccio vedere, l'ho utilizzata in vacanza e, come sapete, Bioniche è un marchio che mi accompagna sempre durante il periodo estivo, lo dico sempre perché uso tantissimo i loro solari per il corpo, cioè avendo una pelle reattiva, una pelle che si irrita facilmente, reagisce al sole. Comunque, con i prodotti Bioniche mi sono trovata sempre benissimo. Quindi ho voluto provare anche questa protezione viso. Vi faccio vedere com'è la consistenza prima di applicarla sul viso. Me la metto sulla mano, vedete? È molto morbida. È molto morbida, si spalma molto bene, vedete? Non lascia l'effetto bianco. Ok? Non ha profumi assolutamente, quindi anche a chi dà noia la profumazione, questa è indicata. Vi faccio vedere come l'applico. Allora, io ho già fatto la mia skincare mattutina, quindi adesso vado ad applicare la mia protezione solare. Allora, sapete sempre che la quantità del prodotto solare va applicata su due dita, e sarebbe la quantità giusta, però io faccio così, che faccio prima, perché dopo sembra che mi impacciugo tutta, quindi faccio dei piccoli tocchetti in questo modo e poi dopo vado a spalmare. Ok, io uso sempre la protezione 50 perché voglio essere sempre sicura di essere protetta al massimo, perché ho paura di scottarmi, quindi ci tengo a essere protetta al massimo. Ok. Allora, non dimenticate anche quando applicate il solare anche di metterlo sulle mani, perché insomma è importante, soprattutto magari anche uno quando guida per tante ore non si rende conto che comunque mettendo le mani sul volante è la parte più colpita del corpo quando siamo in macchina, ok? Quindi ecco, come potete vedere, si è assorbita praticamente subito, non lascia la sensazione di unto, cioè quando l'avete applicata, poco dopo vi dimenticate di averla indossata, perché non dà questa pesantezza sul viso, quindi da questo punto di vista è molto buona. Non andate vicino agli occhi, perché almeno a me brucia, cioè se vado vicino agli occhi sento questa sensazione di bruciore che non è piacevole. In più, anche quando magari andate a nuotare e magari ci finite un po' con la testa sott'acqua, questo un pochettino, io poi abbondo, magari si scioglie un po', se va a finire negli occhi, diciamo che dà questo senso di bruciore. Quindi l'unica, diciamo, nota negativa, ma può essere anche molto soggettivo, perché a me l'ha fatto, magari a qualcuno non lo fa, ecco, perché queste sono cose molto soggettive, perché è capitato anche, per dire, con un'acqua micellare che io l'ho provata e a me, per dire, bruciava gli occhi, quindi io l'ho accantonata subito, l'ho fatto provare
a mia sorella e a lei non faceva assolutamente questo effetto, quindi è tutto molto soggettivo. E niente, quindi oggi vi ho voluto far vedere questo prodotto, che sicuramente è un buon prodotto, però non da mettere vicino agli occhi. Magari sugli occhi potete usare lui, magari me lo metto qui sopra, che è lo stick solare. E niente, questo è il prodotto di oggi. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è piaciuto, mettete un like, se non è piaciuto, un unlike. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!